In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo. Musei, ma soprattutto una riflessione sul rapporto tra uomo, ambiente e risorse. Così Fermignano costruisce la sua settimana da capitale al quadrato nel progetto 50x50 di Pesaro 2024, che li vedrà protagonisti dal 29 aprile al 5 maggio. Sarà una settimana importantissima. Fermignano non attendeva altro di questa settimana, di questo inizio appunto, e tutte quante le associazioni che hanno collaborato per far sì che si potesse realizzare questa manifestazione sono in trepidazione. In realtà aspettiamo una settimana spumeggiante con tantissimi appuntamenti e aspettiamo tantissima gente e turisti che possano venire da fuori, perché l'offerta è veramente variegata. Si passerà appunto dalle mostre d'arte, mostre fotografiche, performance artistiche, alle passeggiate naturalistiche come nell'area più importante del nostro territorio, appunto nell'area del Furlo. Abbiamo cercato appunto di seguire proprio l'incipit iniziale di Pesaro 2024 e abbiamo cercato di collegare arte, cultura e soprattutto natura. Siamo riusciti a fare un buon connubio, un buon lavoro grazie al coordinamento di Monica Scaramucci e di Ubaldo Ragnoni, che hanno lavorato come assessorati appunto per far sì che si potesse realizzare questa settimana di eventi, ma soprattutto grazie alle tante associazioni e ai tanti artisti che in questa settimana lavoreranno sotto l'egida del professor Jonathan Pierini, che è il nostro coordinatore artistico, che è il nostro direttore e che ha lavorato appunto in simbiosi insieme ai nostri uffici, insieme ai nostri assessorati, per realizzare al meglio questa settimana di Pesaro 2024 dedicata alla nostra città. Tanto entusiasmo, tanta partecipazione, ma anche tanta qualità in questa settimana di Fermignano, capitale italiana della cultura, che abbiamo seguito dall'inizio, o meglio ci siamo seguiti e uniti dai primissimi momenti, perché già da un paio d'anni, proprio a partire dalla Masia dell'ex lanificio Carotti, che diventa non a caso uno dei fulcri assieme al Furlo, assieme alla città di Fermignano, che in questi anni è veramente tanto cresciuta dal punto di vista della creatività, dell'attrazione anche di studenti, di docenti, di artisti, dalla danza alla pittura, alla fotografia, con lo straordinario lavoro di Silvano Bacciardi, a partire proprio dall'acqua e dalla storia dell'edificio, ora centrale idroelettrica, e quindi tante energie letteralmente che si mettono in circolo, che si rigenerano e che danno il senso della natura, della cultura, di quello che volevamo rappresentare con questo programma di capitale condivisa con i 50 comuni. Oggi abbiamo contato di essere arrivati a 1020
programmati, che è un numero impressionante se pensiamo ancora ai mesi che abbiamo davanti, ma ognuno con una sua qualità, con una sua cifra specifica e soprattutto con una sua capacità di lasciare un segno nei soggetti coinvolti e anche nelle possibilità di connessione del futuro. Quindi veramente grazie a tutto il lavoro dell'amministrazione, dell'associazione, degli artisti, degli operatori, dei ristoratori, dei baristi, tutti quelli che a Fermignano sono impegnati in questa grande settimana, contribuendo a una grande settimana per tutta la zona e anche per il progetto 50x50, che credo che sarà una delle eredità più importanti che ci porteremo dietro di questo anno da capitale della cultura in tutta la provincia di Pesaro Urbino. In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo, troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo.